Allora, questa era f di z uguale z, questa era f di z uguale z coniugato, questa era f di z uguale modulo z, e questa era f di z uguale e alla z. Allora, questa lo sappiamo. Mettiamoci, scusate, mettiamo un quinto esempio. F di z uguale z quadro. Chi è z quadro? È x più y al quadrato, cioè è x quadro meno y quadro più i volte 2 i volte xy. Quindi che vuol dire? Che u di xy è uguale a x quadro meno y quadro e v di xy è uguale a 2x. Andiamo a controllare le condizioni di Cauchy-Riemann in questi 5 esempi. Allora, primo esempio, per cortesia, qui mi sembra là. Allora, e u in dx uguale 1 uguale dv in dx, du in dy, dv in dx uguale 0 uguale meno du in dx. Quindi, primo esempio, le condizioni di Cauchy-Riemann sono soddisfatte, ed è giusto che sia così perché già lo sapevamo che questa funzione era derivata. Andiamo a vedere il secondo esempio. Du in dx vale sempre 1, che è diverso da meno 1, che è uguale a dv in dx, mentre invece dv in dx fa 0, che è uguale a meno dv in dx. Quindi, come vedete, le condizioni di Cauchy-Riemann non sono soddisfatte, cioè questa sì, ma questa no. Che vuol dire? Questa funzione non è derivata. Cominciamo a fare du in dx. Guardate, per comodità, tanto non cambia niente, mettiamoci questa al quadrato, quindi la u era x quadro più y quadro, così non avete neanche il dubbio, dice, ma quella è in 0, questa qua in R le due funzioni sono infinite tutte e due, non c'è più la radice. Adesso però fate du in dx, quanto viene? 2x, che in generale è diverso da du in dy che fa 0. Dv in dx fa 0, che in generale è diverso da meno du in dy che fa meno 2y. Anzi, l'unico caso in cui sono soddisfatto è proprio in 0, 0, no? In realtà questa funzione non è derivabile da nessuna parte, neanche nel punto 0, come funzione di variabile complessa, questo poi lo vedremo perché. Quindi queste due non sono derivabili, sicuro, perché non soddisfano le condizioni di Cauchy-Riemann. Eppure le loro, diciamo, le u e le v di questa e di questa sono tranquillissime, sono c'infinite. Ovviamente anche quella con modulo z, qua c'era una radice, qua le derivate si complicavano, ma è la stessa cosa, le derivate erano diverse da 0 e le altre derivate facevano 0, non potevano essere uguali.
Ogni volta che voi avete una funzione a valori reali, per esempio, cioè cosa avete? Funzione a valori reali, la U non è nulla e la V è nulla. Quando andate a fare condizioni Cauchy-Riemann, le derivate della V vi vengono 0, le derivate della U, se la U non è nulla, non vi verranno nulle, a meno che la U non fosse costante. Quindi se avete una costante reale va bene, ma se avete una funzione che non è costante, le condizioni di Cauchy-Riemann, ed è reale e la parte immaginaria invece va sempre 0, del valore di f di 0. Allora in quel caso la funzione non può essere derivabile, perché le condizioni di Cauchy-Riemann non saranno mai soddisfatte, mai, non è possibile. Poi più in avanti, tra qualche lezione, vedremo perché dal punto di vista geometrico. Dal punto di vista geometrico, una funzione olomorfa, un dischetto non lo può mai schiacciare su una cosa unidimensionale, deve essere lasciato sempre, lo può deformare un po', ma deve rimanere sempre un dischetto. Cioè, l'immagine di un dischetto deve contenere un dischetto. Allora, qua l'immagine di questa funzione dove sta? Sta sull'asse delle ascisse, quindi siccome sta sull'asse delle ascisse è ovvio che l'immagine non contiene nessun dischetto, che sta su una rettica. E c'è rimasta da controllare solo questo. Allora, fatemi cancellare, ah no, questa e questa. Facciamo prima la 5 e poi la 4. La 5 la sappiamo che è derivabile, però giusto per sfizio, perché là era quadra molto semplice, qua sono già un po' più complicate, squadra meno y quadro e poi xy. Verifichiamo che queste qua sono due funzioni armoniche con un gatto. Allora andiamo a vedere, primo, che u in dx fa 2x, che è uguale a du in dy, du in dy, du in dx, scusate, fa 2y che è uguale a meno du in dy. E quindi come vedete sono soddisfatto. Se io faccio le derivate seconde, faccio la derivata seconda rispetto a x fa 0, qui la derivata seconda rispetto a y fa 0, questa qua è una funzione, si dice con la Vlaciano nulla, somma delle derivate seconde, questa qua la derivata seconda rispetto a x fa 1, la derivata seconda rispetto a y fa meno 1, la somma pure qua fa 0. Quindi queste qua sono funzioni armoniche, soddisfano le condizioni di Cauchy-Riemann, sono purificate. Oh, sempre in questo esempio 5, andiamo a vedere un po' se le funzioni sono coniugate, così come sono ortogonali i gradienti, devono essere ortogonali le loro curve di livello. Allora, ricordate l'analisi 2, quali sono le curve di livello x quadro meno y quadro uguale costante? Se vi ricordate, questa è x quadro meno y quadro uguale a 0, poi le curve di livello fanno più o meno così, queste sono le curve di livello della U. E quali sono le curve di livello della V? Beh, esattamente la stessa iperboli, però girate di 45 gradi, cioè una farà così, una farà così, vi faccio solo queste qua, cioè quando degenerano in due rette sono gli assi cartesiani, una farà così e una farà così, qua siamo sempre nel piano x. Allora se andate a vedere e fate bene il disegno, lo fate con disegnare al computer, beh, vedete che nei punti di intersezione queste curve di livello sono sempre ortogonali. Beh, l'unico punto che è dove
questo, cioè non è vero questo qua, ma questo qua è un punto del genere, delle cose del genere, quindi non conta, diciamo. Però vedete qua, qua sono uno fa così, uno fa così, qua uno fa così, uno fa così, qua uno. Sono sempre attuali. Proprio perché queste due funzioni sono due funzioni armoniche con le altre. Quindi questo qua lo possiamo disegnare, queste punte di livello, perché queste qua sono funzioni reali, due variabili reali, le punte di livello stanno al piano. E quindi vedete che questa qua è un'ulteriore conferma. Però già lo sapevamo la funzione era derivabile. Perché è derivabile? Perché z per z è derivabile, un po' di no, è un monadico. Ok? Andiamo a vedere infine la 4. Vediamo se quella definizione che abbiamo dato di E alla Z soddisfa le condizioni di Cauchy-Riemann. Perché se la soddisfa, può essere che sia derivabile. Può essere che sia derivabile. Allora, devo fare du in dx. Allora, che cosa, chi era u? Era questo, e alla x per coseno di y. Quando io rispetto a x, fa e alla x per coseno di y. Poi devo fare du in dy, ma v era e alla x per seno di y. Derivo rispetto a y e mi fa e alla x per coseno di y. Dall'altra parte devo fare dv in dx, quindi mi fa e alla x per seno di y. Questo deve essere uguale a meno dv in dy, ma dv in dy è meno e alla x per seno di y. Meno dv. La vedete, meno per meno fa più e quindi si trova. Quindi effettivamente la definizione che abbiamo dato della funzione esponenziale nel campo complesso risulta soddisfare le condizioni di Cauchy-Riemann. Ok? Ok. Quando io voglio, ricordatevi che se io voglio calcolare la derivata lo posso fare, allora una cosa è sapere che la derivata esiste, ma se io so già che esiste, questa formula mi dice quanto fa. Allora, supponiamo per un attimo, allora, noi sappiamo che questo soddisfa le condizioni di Cauchy-Riemann. Supponiamo che noi abbiamo f di z uguale e alla z. Questo era l'esempio 4, no? 5, 5 era quello di sotto. Quanto fa, deve fare f' di z? Deve fare du in dx, quindi e alla x coseno di y. Poi deve fare più i volte, devo fare dv in dx, ma se faccio dv in dx qua viene pure e alla x per seno di y, quindi viene coseno di y più x in y. Ma questo chi è? Non è proprio e alla z? Quindi noi
non abbiamo ancora dimostrato che la derivata esiste, ma se esiste, calcolata avvicinandosi a z0 lungo a un punto z lungo l'asse parallelo all'asse delle ascisse, deve fare alla z. Siccome soddisfa le condizioni di Cauchy Riemann, è inutile che la fate lungo, pure lungo l'asse delle ordinate, pure la z viene, perché questo è praticamente il controllo di Cauchy Riemann. Questo non basta per dire che la derivata ci sia, perché per fare per dire che la derivata c'è dobbiamo fare il discorso in C, cioè dobbiamo dimostrare che, però sostanzialmente quello qua lo dimostriamo in altro modo, quindi. Diciamo che per la 4 abbiamo forti indicazioni, abbiamo fortissime indicazioni che la derivata di questa funzione ci sia su tutto C e che la derivata dell'esponenziale faccia sempre l'esponenziale. Però andiamo un attimo a studiarcelo questo esponenziale. Andiamo un attimo a studiarcelo questo esponenziale. Concentriamoci un attimo. E alla z. Cioè e alla x per coseno y più i seno y. Questo è f di z. Allora, fissate un attimo una x e fate variare solo la y. Cosa rappresenta questa funzione? Allora, prendiamo per esempio y appartenente ad a b, diciamo a meno 50 meno 100 meno 200 pi greco, 200 pi greco, che va a finire in e alla x per coseno y più i seno y. X è fissato, questa è una curva a valore c. Come è fatta questa curva? Il modulo fa sempre alla x, quindi vuol dire che il sostegno di questa curva dove sta? Su una circonferenza di garraggio e alla x. E cosa fa questa qua? Gira questa circonferenza. Quante volte la giro? 200 volte. Perché
questo è meno 100 per 2π greco più 100 per 2π greco, quindi è 200 volte π. Quindi io parto da qua, poi se vado verso l'infinito continuo a girare così, se vado verso meno infinito continuo a girare l'altro senso. Quindi come vedete questa qua nella y è una funzione limitata, non si muove, diciamo, rimane, il modulo non si muove, il modulo è sempre alla x, limitata e periodica, periodica. Eppure c'è l'esponenziale, eh no, ma quello è il comportamento della x, nella y è periodica. Vedete, se questo lo ci mettete una costante, mettiamo che x uguale a 0, quindi questo vale 1, e questo è coseno e seno, cioè due componenti, coseno più i seni. Quindi l'esponenziale, il seno e il coseno sono parenti. Sono parenti. Ma non è che ce ne siamo accorti mo, qualcuno che è un po' più furbo se ne è accorto pure da analisi 1. Perché se ne accorta la sinistra? Beh, per esempio, il coseno iperbolico e il seno iperbolico erano parenti a seno e coseno. Perché? È perché le, quando andavo a fare le serie, vabbè, la formula di Taylor in analisi 1, poi la serie di Taylor in analisi 2, quello che cambiavano solo i segni, ma la serie era la stessa. Poi coseno iperbolico più seno iperbolico ti fa e alla x. Oh no. Quindi, chiaro che se invece io faccio variare x, allora, questa curva chi ha per sostegno? Ha per sostegno una semiretta, anzi, un segmento che sta su una semiretta. Perché? Qua andiamo dalla distanza dall'origine e alla meno L e alla meno 100, alla distanza dall'origine e alla 100. E questo segmento viene percorso con una velocità esponenziale, quindi quello non si vede perché dal sostegno non si riesce. Qua, questo qua è percorso con velocità uniforme, questo qua è percorso con velocità che man mano che va avanti aumenta in maniera esponenziale. Quindi qual è il codominio dell'esponenziale? Se qualcuno, anzi più precisamente, qual è l'immagine della funzione esponenziale? Non è proprio tutto C. Se tu qua y è fissato, questa è la cosiddetta pi sen y, quando fai variare x ottieni la semiretta, quando fai una un'altra ottieni l'altra semiretta, quando fai variare un'altra ottieni l'altra semiretta, quindi ottieni quasi tutto c. Cosa non ottieni mai? Non ottieni mai esponenziale di un numero complesso
così come l'esponenziale reale, non può dare mai 0, perché il modulo è sempre diverso. Il modulo è alla x. Tutti gli altri valori li puoi ottenere. Allora, uno potrebbe dire: mancano 13 minuti. No, preferisco fare altri esempi elementari. Facciamo un altro esempio elementare e poi casomai facciamo un piccolo cenno. Allora, prendiamo f di z uguale z cubo. Z cubo non è altro che x più ix al cubo, cioè è x cubo più 3ix quadro y meno 3xy quadro meno iy cubo. Quindi v di, diciamo, u di xy è uguale a x cubo meno 3x quadro y, e v di xy è uguale a 3x quadro y meno y cubo più 3x quadro y. Allora tu devi avere che du in dx quanto fa? Fa 3x quadro meno 6xy deve essere uguale a dv in allora du in dx meno 6xy questo si sì, aspetta un po'. U è 3x meno 3xy quadro. 3xy quadro, sì. Sì. Quindi u in dx è meno 6y quadro, meno 3y quadro. Dv in dy fa meno 3y quadro più 3x quadro. Invece dv in dx, cioè questo sparisce, quindi mi viene 6xy, deve essere uguale a meno dv du in dy, che poi fa 6xy, cioè 6xy più quando ci dà così. Quindi vedete che le condizioni di Cauchy Riemann sono soddisfatte. Ovviamente adesso qua è più complicato andare a scrivere, andare a disegnare le curve di livello. Però ovviamente posso fare facilmente quella del genere, cioè quando questo è uguale a 0, no? Quando questo è uguale a 0, o x è uguale a 0 oppure x quadro è uguale a 3y quadro, o
x uguale a 0 è l'asse y, x quadro uguale 3y quadro, x uguale più o meno radicale 3 per y. Viene questo e questo è 2. L'altro è o x uguale a 0, che vedete questa è ortogonale a questa, oppure y quadro è uguale a meno 3x quadro, quindi y è uguale a radicale 3 per x. Allora qua abbiamo x uguale radicale 3 per y, quindi sono più così. Allora insomma, se vediamo un po', sì, insomma, se andate a fare i conti, questo adesso è trovato a questo e questo adesso è trovato, perché radicale 3 per 1 su radicale 3 fa 1, però se voi prendete questa e questa, vedete, i coefficienti sono 1 su radicale 3 per meno radicale 3, quindi ottenete meno 1, quindi sono ortogonali. Insomma, alla fine ottenete 6 rette a punti, sono ortogonali. È il caso del genere. Poi se ci mettete qua uguale a C1, qua uguale a C2, ve le fate disegnare al computer e vedete che sono dove si destinano sono ortogonali. Ok? Va bene, quindi possiamo andare avanti, possiamo fare altri esempi, ma più o meno abbiamo capito. Allora, cosa abbiamo capito fino a mo'? Che non tutte le funzioni apparentemente anche buone da C in C sono derivabili. Ripeto, se F è definita su omega aperto di C a valore in C, esiste F' di Z per ogni Z appartenente a C, F si dice olomorfa in omega. Questa è la definizione. Allora, per capire, adesso ci abbiamo giusto 6 minuti. Allora, secondo voi, io ho visto che non tutte le funzioni sono derivabili. Se sono derivabili devono soddisfare le condizioni di Cauchy-Riemann. Però ho visto che tutti i polinomi sono derivabili e le derivate dei polinomi si fanno come si faceva prima. Ora, cosa c'è subito dopo i polinomi? Un polinomio con un numero infinito di addendi, come si chiama? Non mi fate fare facce strane. Se io, cos'è un polinomio? Somma di a con n, z alla n per n che va da 0 a k. Polinomio di grado k. Se faccio somma di a con n, z alla n per n che va da 0 all'infinito, che è? Come si chiama? Serie di che? Di potenze. Beh, le serie di potenze noi per su R le abbiamo studiate e abbiamo visto che erano delle funzioni C infinito, no? Poi abbiamo visto che non tutte le funzioni C infinito erano, si potevano scrivere come serie di potenze, se vi ricordate. Però dove? Vabbè, bisognava fare il raggio di convergenza. Tra l'altro si chiamava raggio di convergenza. Perché? Perché quello era un intervallo. Allora, quello che facciamo la prossima volta, domani faremo un po' di esercizi. Però quello che comunque dobbiamo cominciare a fare
e vedere che le serie di potenze, ma questo sarà abbastanza rapido, forse può fare le stesse domande. E come funzionava in R, così funziona in città e qua. Ok? Per quale motivo? Se voi vi ricordate, quando vi ricordate che una serie di potenze, quando io mi staccavo, allora diciamo che l'insieme di convergenza, se io lo accettavo nell'origine, no? Allora diciamo che l'insieme di convergenza era questo. Se io però mi staccavo dagli estremi, come convergeva la serie di potenze? Total. Allora, dove convergerà la serie di potenze? Di centro punto 0, 0. E convergerà in un certo cerchio di centro 0, 0 di raggio R. Ma se io mi metto nell'interno di questo, cioè tolgo il punto della frontiera, sulla frontiera può succedere, vi ricordate già in una dimensione, già in R poteva succedere che convergeva in un punto sì e l'altro no, nessuno dei due, tutti e due. Beh, qua pure, diciamo, potrebbe succedere che in alcuni punti la circonferenza converge e in altri no, messi anche molto mischiati, molto male. Però, diciamo, se io mi metto all'interno di questo, del cerchio di convergenza, se le cose funzionano in maniera analoga, là la serie di potenze convergerà totalmente, che significa che si può derivare termine a termine, se le cose funzionano in maniera analoga, e funziona in maniera analoga. Ma se si possono derivare, questa qua, la somma di questa, della serie, almeno nel cerchietto di centro z0 di raggio R, come sarà? Sarà una funzione olomorfa. E quindi, anzi, di derivate ne avrà più di una. E vabbè, questo si farà, si vedrà domani stesso. Cioè le serie di potenze funzionano su C paro paro come funzionano su R. Cioè qualcosa la dimostriamo per far vedere che funziona nella stessa maniera, ma il grosso non avremo bisogno di, una volta capito che le dimostrazioni funzionano uguali, non c'è bisogno di andare a dimostrare proprio tutte. Chiaro? La cosa stupefacente sarà il contrario, che ogni funzione olomorfa, allora io ho una funzione olomorfa in omega, quello verrà, diciamo, non domani. Beh, se la funzione olomorfa in omega, allora se la sviluppo vicino a z0 è la somma di una serie di potenze di centro z0. Il raggio di convergenza è dato esattamente dalla distanza di z0 dalla frontiera di domini. Posto che la funzione non si potesse estendere a più di quel dominio. Ok? Cioè, qua sarà se e solo se, quindi praticamente chi sono le funzioni olomorfe? Sono quelle che hanno U e V analitiche che soddisfano le condizioni che scegliamo. Chiaro? Queste sono, cioè sono le somme di serie di potenze in serie. Non sono di più o di meno, sono proprio le somme di serie di potenze. Quindi questa sarà una cosa enorme, cioè tu in R c'hai la derivata prima, chi te lo dice che ci sta la derivata seconda? Per le funzioni di variabile complessa, se hai la derivata prima, c'è la seconda, c'è la terza, c'è la quarta, c'è la quinta, c'è tutte quante. Anzi, F è la somma della sua serie di derivate. E questo si potrà dimostrare. Sarà dimostrato. Magari noi qualche sottigliezza delle dimostrazioni non la facciamo, perché per esempio il teorema di Cauchy lo dimostriamo sotto un'ipotesi un po'
minimo in più rispetto a come si fa a matematica, però vi assicuro che si può dimostrare tutto senza ipotesi suppletive. Noi qualcuno ce la mettiamo per non fare le dimostrazioni d'autore.